Buongiorno, benvenute e benvenuti nella città di Napoli. Ringrazio in particolare la FISU per aver creduto nella nostra città, nella nostra regione. Napoli è onorata di ospitare questo evento così importante. Non è stato facile arrivare fin qui, anche perché si è partiti in ritardo, ma abbiamo istituzioni, donne e uomini in grado di farsi trovare pronti e all'altezza per il 3 luglio di quest'anno. Si sta lavorando davvero molto e sinora Napoli non ha fallito nessun obiettivo, soprattutto quello dei grandi eventi. È una città che anche nelle condizioni difficili sa esprimere il meglio in termini di competenza, di professionalità e, consentitoci, di passione, che forse è il vero plusvalore della nostra terra. Le istituzioni stanno lavorando bene insieme, come è stato detto poc'anzi, e continueremo così sino al momento dell'inizio delle attività. È una grande opportunità per la nostra terra. Altri hanno rinunciato alle Olimpiadi, noi in condizioni molto più difficili abbiamo deciso di accettare questa sfida. E lo facciamo nella città d'Europa con il maggior numero di bambini e di giovani. Quindi poter avere migliaia di atleti sportivi provenienti da 124 nazioni di tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio, perché lo sport è uno degli strumenti più forti per costruire un mondo di pace, in cui gli sportivi, i popoli si incontrano nelle loro differenze e nelle loro diversità, in una città di mare, la capitale del Mediterraneo, una città europea ma che ha il cuore molto rivolto verso sud. Stiamo facendo un grande lavoro sugli impianti sportivi, tra l'altro alcuni risalgono addirittura alle Olimpiadi del 1960. Ma Napoli e la Campania non si faranno trovare solo pronte con l'organizzazione, con gli impianti, con tutto ciò che serve, perché questo, grazie al contributo di tutti, possa essere un grande successo, ma noi saremo pronti a fare quello che questa terra è in grado di fare: donare umanità, bellezza, cultura e accoglienza, e che possa essere quindi anche un momento di gioia per tutti, un evento popolare, non un evento per ricchi, ma un evento per tutte e tutti che possano godere di questo investimento che si è voluto fare nelle nostre terre. Quindi non ci resta che lavorare, come insegna lo sport, superare gli ostacoli che sono ancora tanti, ma io sono convinto che sarà un grande successo e avranno vinto tutti quelli che ci hanno creduto e che non hanno mollato. Io vi auguro anche in questi giorni una buona permanenza nella nostra città e arrivederci alle prossime tappe per poi tutti insieme ritrovarci il 3 luglio per l'inaugurazione. Sono convinto che le immagini di Napoli e della Campania faranno il giro del mondo per come meritano, per una grande terra che ha tante difficoltà, tante sofferenze, tanti limiti, ma un cuore davvero grande, e quello ce lo teniamo davvero stretto. Grazie e buona giornata a tutti.